ritorna Sin City per uno degli sparatutto tattici più apprezzati e di maggior successo, vero Marco? Sì, ritorna a Sin City nel migliore dei modi, dopo il grande successo dell'episodio dell'anno scorso di Rainbow Six Vegas 1. Quest'anno si ritorna alla grande per festeggiare l'anniversario dei 10 anni della serie di giochi Tom Clancy, i 16 milioni di copie vendute di Rainbow Six, che è il primo brand proprio della serie Tom Clancy, seguito poi da Ghost Recon e da Splinter Cell. E le novità introdotte in questo nuovo capitolo sono davvero, davvero tante. Ovviamente il piatto forte è la parte multiplayer, che ha un sacco di novità, ma anche per quanto riguarda la giocabilità vera e propria, le novità introdotte sono davvero molte. E per un gruppo di fan di Rainbow Six Vegas 2 c'è stato anche questo evento dedicato esclusivamente a loro per poter provare in anteprima le caratteristiche di questo titolo. Esatto, è una cosa che abbiamo già fatto lo scorso Natale per Assassin, è andata molto bene, abbiamo deciso di ripeterla anche per Rainbow Six. Si tratta di un evento molto informale, semplicemente un modo per incontrare la community dei nostri giocatori, che poi per un titolo come Rainbow Six è particolarmente attiva, particolarmente forte, per conoscerli, per farci conoscere, un momento di incontro, e speriamo di ripetere occasioni di questo tipo in futuro. Keep your team leader alive in order to receive reinforcements. Ciao, come ti chiami? Da dove vieni? Ciao, mi chiamo Luca, vengo poco fuori Milano, una città qua vicino a Bietegrasso. Impressione a caldo su questo nuovo capitolo di Rainbow Six Vegas? Sono un fan della serie, quindi sono molto contento perché vedo che hanno lasciato un gameplay, diciamo così, vecchio stile, però hanno velocizzato molto le manovre, quindi non si rischia più di addormentarsi magari mentre si aspetta un nemico o cose del genere. È un gioco molto più rapido, ma allo stesso tempo se non sai dove vai non puoi cavartela. Molto migliorato, ci sono effetti di illuminazione bellissimi, soprattutto nelle fasi esterne come questo che stiamo giocando in montagna sulla parte francese, veramente bello. La versione che ti sei fatto nel frattempo su questo titolo? Molto bello, molto tattico anche. Secondo me sono migliorati i colori e anche la grafica e la profondità dei colori stessi. E poi devo dire che apprezzo molto la modalità, quella che hanno creato nuova del leader, e anche quando spari a una certa distanza ti aumenta il punteggio, e invece nella prima versione non c'era. Ho potuto già assaporare i nuovi elementi tecnici che hanno messo nel gioco dal punto di vista della corsa. Potrebbe sembrare una cosa molto, molto superficiale, però poter riuscire a coprire una zona in pochissimo tempo è una cosa diversa, anche perché le vere tattiche militari degli SWAT sono basate molto sulla sincronia e sul tempo veloce. Questa cosa Rainbow Six non ce l'aveva. Adesso che l'hanno inserita, magari inizialmente io che ero un fan potevo essere un po' scettico, ora che l'ho provata ammetto che è un'ottima innovazione. È un gioco che si evolve e si sta evolvendo in meglio. E cosa ti ha colpito di questo titolo? Questo titolo già lo conoscevo e mi colpisce. La prima cosa è il divertimento che ti riesce a dare, quindi secondo me è veramente un gioco divertente, un gioco appassionante, poi giocare in live con gli amici è la cosa più bella. Sicuramente la grafica è stata tantissimo migliorata e il core è sicuramente molto nuovo e più performante. La cosa grossa, vantaggiosa e soprattutto nuova, vedo che le armi finalmente fanno i danni più realistici. Mentre prima con una pistola riuscivi a colpire quasi un chilometro di distanza, adesso non è più così. Invece impressioni su questo Fan Day, la tua prima partecipazione, che cosa te ne pare? Ma è molto bello, è stato organizzato bene, stupenda l'idea del torneo con una piccola vincita, è stato molto divertente, conosci tantissima gente di tutta Italia, è molto bello. Ho apprezzato che magari a tutti è andato questa catenina come riconoscimento anche di aver partecipato, e come un bel ricordo. È la prima volta che vengo a un Fan Day, quindi di conseguenza per me è tutto spettacolare. Poi il fatto che ci sia uno dei miei giochi preferiti, cioè io gioco con Xbox Live per Rainbow Six, quindi per me questa è la giornata clou che poteva esserci. Quindi evento riuscito, sicuramente da ripetere, messaggio a Ubisoft. Al 100% sì, continuate così. Tra l'altro alle nostre spalle, mentre noi stiamo chiacchierando, si sta svolgendo un torneo, il primo torneo possiamo dire di Rainbow Six Vegas 2 in Italia. Adesso andiamo a scoprire che cosa sta succedendo e chi sta vincendo. Ok, vedo pronto ad iniziare, aspettative? Ma speriamo di fare qualche uccisione e magari di passare il turno.
vinto o perso? No, perso. Cosa è andato male? Ma niente, la coordinazione soprattutto tra di noi. Allora, com'è andata? Bene, è andata molto bene. Abbiamo visto una mappa nuova che non c'era nell'altro gioco, bella, molto più luminosa. Nell'altro era quasi tutto ambientato la sera, quindi illuminazione artificiale. Qua invece fa piacere vedere delle novità. Grafica più bella, colori molto più vivi. Contento, molto contento. È andata male purtroppo, cosa avete sbagliato? Ma probabilmente l'approccio alla partita, abbiamo tentato di attaccare subito, invece dovevamo difenderci. Come è impostata la partita? Tattica, molto tattica. Tattica e granate a nastro. Complimenti ai vincitori, dunque è andata alla grande, ragazzi. È andata abbastanza bene. Tattica vincente? Ma diciamo che inizialmente abbiamo preso il dominio sulle prime stanze della gara. Dopo loro sono riusciti ad accerchiarci, entravano da ogni lato, tetto, porte sotto. Lui è stato bravo a riuscire a creare una via di fuga e abbiamo cercato di presidiare la zona. Quando poi ci siamo accorti, dopo un po' di schermaglie, che avevamo dei punti abbastanza consistenti e il tempo era abbastanza poco, abbiamo cercato di resistere, perché loro venivano alla carica con ogni 9. Ok, il tuo ruolo invece era quello del diversivo. Il mio ruolo è quello del diversivo, sì, lui è il tecnico del gruppo, sempre molto tecnico. Diciamo che la tattica vincente è quella di aver già giocato insieme, soprattutto io e lui, ma spesso anche con Luca su Xbox Live. Quindi la tattica vincente è essersi, conoscersi. Bilancio positivo dunque per questo Fan Day? Molto, molto positivo, bello il gioco, bella giornata, tutti contenti.